Dal 2008 ad oggi il premio è rimbalzato fra le mani di nomi della cultura quali Valerio Massimo Manfredi, Pupi Avati, Tonino Guerra, Sergio Zavoli o Pierluigi Pizzi. Questa volta la 13ª edizione del premio Raffaello, ideato dal conte Alessandro Marcucci Pinoli, è stato consegnato al custode del dialetto pesarese Carlo Pagnini. 92 anni, il poeta e attore è stato premiato all'Hotel Alexander Museum Palace di Viale Trieste. Ogni volta sono sempre più emozionato, più mi invecchio e più mi commuovo, perché lo ripeto forse troppe volte, ma è più quello che ricevo di quello che do, perché quello che do è tutto materiale che ho fatto durante gli anni, fin da quando ero bambino, e praticamente adesso viene valorizzato da questi mezzi moderni, televisione, radio, computer, insomma, ho la possibilità di vedere l'effetto che fanno questi miei pensieri. È un premio che è nato per il mio amore per l'arte e la cultura, da appena ho inaugurato questo albergo, ed è un premio volto a tutti coloro che danno un contributo alla cultura e all'arte, sia musicale, nella musica, sia nelle arti visive, scultura, pittura, fotografia, sia nella poesia, come appunto questa sera nel caso del grande Carlo Pagnini, che è un grande poeta, scrittore e anche attore, che ha valorizzato tra l'altro Pasqualone, quindi un premio meritatissimo. Nei primi anni l'ho dato a grossi personaggi e personalità a livello nazionale, da Pupi Avati a Tonino Guerra a Missoni, insomma questi grossi nomi. Poi ho pensato di darlo invece a dei pesaresi, perché il Nemo Profeta in Patria mi dispiaceva, perché delle volte uno va a trovare il premio a chissà chi e non pensa all'amico della porta accanto. Quindi ho cominciato a darlo a Mariotti un anno l'ho dato alla Zaina Dolci l'anno scorso, che ha fatto tanto per l'arte, e quest'anno non potevo non darlo a Carlo Pagnini, che conosco da una vita, che è l'unico che ho conosciuto oltre che a mia genitura e anche i miei nonni, e che, con il quale ho anche recitato, grazie a lui che mi ha invitato a recitare con lui, mi ha corretto quelle poche cose che ho scritto in dialetto, perché lui è un maestro anche in dialetto pantanese, e quindi insomma poi ci siamo conosciuti appunto come se i miei genitori e i miei nonni, poi quando lui era in banca, sempre, ma non è che l'abbia dato perché non conosco da sempre, l'ho dato perché è una persona di grande valore in tutti i campi, non solo come poeta, scrittore e attore, ma come persona, una persona deliziosa, veramente una persona che dà il buon esempio.